Oggi partiamo da Borgone di Susa. Prima di partire, fettine di banane con succo di arancia tarocco. Allora, posto peggiore non potevamo trovare. Tutto un po' in stato di degrado avanzato. Che vento, che vento! Grazie madre Teresa di Calcutta. Questa visione la dedico a Ciambella, che ci prenderà per il culo all'infinito. Ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Mia madre mi ha insegnato di necessità virtù. Dove c'è il vento abbiamo deciso di non continuare a pedalare e salire lungo questi percorsi da noi inesplorati. Lasciamo il santuario, veniamo a questa balconata dove ci porta. Che bello! Ma che roba! Proprietà privata, quindi noi rimaniamo sulla destra. Cosa ti fa vedere i gambi? Guarda. Sì, secondo lui devi andare giù e riprendere da capo. Sì. Va bene. Adesso sarà ancora. Sì. Ma basta salire, basta. Ma no. Guarda che posto, Leitera inferiore, Bruzzolo, Roure, Campo Valente, San Didero. Riposa. Wow, che spettacolo su un San Didero. Hai visto? Giro Oliveti. Oliveti.
non cercavamo questo, comunque va bene. No, per altra salita no, È vero che ci stiamo divertendo. Ma è un casino. Sì, eh. A noi piace pedalare. Sì. Sì, sì. Vabbè, adesso qua era fattibile. Sì, sì, sì. Abbiamo appena terminato Gandoglio, Fiacet, Airassa. Noi non abbiamo fatto un anello, abbiamo fatto una catenina. No, anche poi tu lo dica. No, 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 io lo dico. Non abbiamo fatto nessun anello. Tra l'altro l'anellino che abbiamo fatto è... No, una cagata. È una cagata. Lo farò a piedi, non in bici. Vabbè, noi finiamo con le solite patatine, una bella birretta. Oggi abbiamo una Leffe e non una Ceres, ma è top. Che bolidi, che power. Alla prossima.